La storia di Pantelleria risale al Neolitico, da parte di gente che non si sa da dove sia arrivata, ma sicuramente attratta su quest'isola dall'oro nero di Pantelleria, l'ossidiana. Dopodiché la grande popolazione importante qui a Pantelleria, che lascia un'importante testimonianza del loro passaggio, è la civiltà sesiota. I Sesi lasciano una grande testimonianza sia dal punto di vista abitativo, nella prima parte della loro abitazione a Mursia, e anche sui Sesi, la grande necropoli. Per circa 300 anni abitano Pantelleria e scompaiono misteriosamente. La storia di Pantelleria ha un vuoto, fino a quando poi, nel VII secolo a.C., arrivano a Pantelleria i Punici dalla vicina Cartagine. I Punici ne fanno una terra propria e molte cose, soprattutto la toponomastica tra l'arabo e il punico, parla di questa civiltà. Nel 217 i Romani arrivano qui a Pantelleria, ma non ne fanno una grande colonia, cioè non la conquistano, ma la tengono semplicemente come approdo militare tra l'Africa e l'Impero Romano. Grandi testimonianze di questo passaggio sono state dimostrate dal ritrovamento di alcune teste importanti in marmo, soprattutto quella di Giulio Cesare, Agrippina minore o maggiore, e Tito, figlio di Vespasiano. Queste teste, come altri reperti che sono riemersi da scavi archeologici sia in terra che in mare dalla Soprintendenza del Mare, sono conservate al castello, oggi Museo Civico, nel quale possiamo fare un escurso storico di tutta la storia di Pantelleria. Dopo i Romani, i Bizantini non ne danno una grandissima storia e soffrono veramente una grande battaglia a causa delle incursioni degli Arabi, che finalmente riescono ad arrivare nel 700, ponendo Pantelleria come loro base abitativa intorno alla prima metà dell'800. E qui ci restano. I Punici, infatti, e gli Arabi danno a Pantelleria quella che è la Pantelleria moderna. I nomi, anche il nome stesso di Dammuso, la toponomastica, i nomi delle varie località sono di origine per la gran parte arabo, e tutta Pantelleria lo è infatti. La storia di Pantelleria, nonostante la presenza degli arabi si sia allontanata, continua ancora fino ai Borboni e alla Seconda Guerra Mondiale, lì dove purtroppo Pantelleria subisce il capitolo più triste della sua vita. Soltanto per una propaganda militare viene completamente bombardata. E poi si rialza, si ricostruisce con grande orgoglio ed oggi è una perla del turismo nel Mediterraneo. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you look my way, but you know all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, all my love, where you been? Mursia, che oggi è una delle attrazioni turistiche più affascinanti delle varie località presenti a Pantelleria, presenta quindi una grande e importante testimonianza archeologica con i Sesi, ma grazie agli ultimi scavi archeologici abbiamo delle testimonianze sull'antico villaggio preistorico abitato dai Sesi. Si tratta di capanne di forme ellittiche di diverse dimensioni che stanno piano piano riemergendo. Andiamole a vedere. Gli ultimi scavi quindi hanno fatto riemergere un vecchio villaggio preistorico che si sviluppa su una vasta superficie che va al di là della strada perimetrale. Ci sono delle capanne, quindi capanne preistoriche, che ci fanno capire, anche grazie ai reperti trovati all'interno, come si svolgeva la vita all'interno di queste case. Sono capanne che hanno una base perimetrale ellittica piuttosto allungata e delle superfici varie che arrivano perfino a 50 metri quadrati, probabilmente in relazione ai componenti del nucleo familiare, e spesso sono tagliate da un muro trasversale che divide probabilmente la zona giorno da quella notte. Siamo
parecchi metri sopra il livello del mare, e probabilmente questa posizione abbastanza alta era stata scelta proprio per proteggersi da eventuali attacchi via mare. Grazie a questi scavi, tutti gli oggetti che sono stati ritrovati ci hanno parlato dunque di come viveva questa civiltà. Sicuramente alla base dell'economia di questa civiltà c'erano due aspetti: l'agricoltura, quindi le campagne intorno coltivate, e la produzione di oggetti in ossidiana. Sioda è attestata a Pantelleria nel 2000 avanti Cristo e la più grande testimonianza che ci ha lasciato è una grande necropoli tutta concentrata attorno all'antico centro abitato di Mursia. Mursia è proprio qui dove ci troviamo adesso, oggi conosciuta come attrazione turistica, ma anticamente probabilmente il primo centro abitato della popolazione dei Sesi. Con il nome di Sesi si identifica anche l'insieme di costruzioni come quella che si vede alle mie spalle. È un sese, ovvero una grande tomba a forma di calotta che ricorda in effetti quella dei nuraghe, ed è probabilmente una grande relazione che unisce queste costruzioni con quelle dei nuraghi, perché probabilmente la popolazione di cui si sa poco, la popolazione sesiota, proveniva dal Nord Africa ed è la stessa che poi si è sviluppata in Sardegna. È una costruzione che si sviluppa di forma sferica e può avere un diametro che varia da quelli più piccoli a 2 metri a questo che è quello più grande tra i 18 e i 20 metri. La cupola contiene all'interno diverse celle, questa in particolare ha 11 corridoi il cui ingresso è nella parte esterna, come questo che vedete alle mie spalle, e si sviluppano a spirale lungo le pareti esterne. Questi lunghi corridoi di circa 7 metri finiscono poi con la camera sepolcrale, una piccola cella con calotta nel quale poi sono stati rinvenuti i resti di inumazione. La prima delle campagne di scavi archeologici è stata eseguita, pensate, nel 1894, grazie al meraviglioso archeologo Paolo Orsi. Just a young gun with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Entriamo dentro. Questo permette all'alberello di essere protetto dai fortissimi venti, soprattutto ai venti salini che arrivano dal mare. Per circa 10 mesi su 12 l'isola di Pantelleria è battuta da fortissimi venti. Si trova al centro del canale di Sicilia, quindi al centro di tutte le correnti del Mediterraneo. L'agricoltore, il contadino, ha dovuto negli anni, nei secoli quindi, adeguarsi a questo tipo di clima per poter preservare le colture. E così sono state inventate delle tecniche, oggi forse uniche al mondo, per permettere all'agricoltura, agli alberi da frutta, ai vigneti e agli uliveti di crescere in tranquillità. In un primo momento vengono costruiti dei muri in pietra a secco, più o meno bassi a seconda delle altezze delle colture, ma quello che caratterizza molto la campagna di Pantelleria è la presenza di muri circolari, di forma circolare, all'interno dei quali ci sono dei piccoli giardini, i cosiddetti giardini panteschi, dove possiamo trovare 1, 2, 3, 5 piccolissimi giardini con degli alberi da frutto. Un'altra caratteristica delle campagne di Pantelleria sono i vigneti ad alberello. La vite ad alberello non è un alberello raro, ma diciamo unico al mondo. Figuriamoci che nel 2014 l'UNESCO ha voluto inserire questa tecnica di coltivazione nel patrimonio immateriale dell'umanità.
consiste in piccoli alberelli, quindi vite ad alberello, che fin dalla loro nascita vengono potati per crescere in piccole dimensioni, in modo che grazie alla loro piccola dimensione vengono protetti dal vento. Quando si visita un posto meraviglioso da vedere sotto ogni punto di vista, non si deve mai tralasciare la cultura del posto, e mi riferisco in particolare alla gastronomia, o meglio alla enogastronomia. I percorsi enogastronomici, soprattutto nelle isole, sono importanti e sono uno strumento per capire e conoscere meglio la cultura del posto, soprattutto dal punto di vista al contatto con la terra e la natura. L'isola di Pantelleria, a vocazione quasi esclusivamente agricola, grazie al terreno fertile, ha permesso a molti produttori di vini di eccellere nella produzione, nella realizzazione di vini conosciuti in tutto il mondo. Oggi ci troviamo in una cantina e vi parleremo di prelibatezze, ovvero del vino. Però non ve ne parlerò io, facciamo parlare al padrone di casa. There must be a boy far away, exotic face that you want to obey. My eyes follow the curve of his hips. Oh, what I do for a taste of those lips. Allora, vi presento Sebastiano che ci condurrà nella visita guidata, anzi nella degustazione guidata, forse anche meglio. Visiteremo questa cantina e parleremo della produzione vinicola di Pantelleria, in particolare la sua nella cantina di famiglia. La cantina si chiama Marco De Bartoli, che ha creato mio padre. E abbiamo una doppia sede, una che è a Marsala, che è la principale, e poi siamo a prova di qua a Pantelleria negli anni 80. Qua siamo nella zona di Bucuram e qua produciamo i vini del territorio, in particolar modo vini fatti con l'uva Zibibbo, di cui produciamo un vino secco che si chiama Pietra Nera, e il passito di Pantelleria, che è un vino sempre fatto da uva appassite, da uve che vengono in particolar modo da questa zona. Infatti il vino, il nostro passito, si chiama Bucuram. Che dirti, non vedo l'ora di assaggiare. Sicuramente un momento di aggregazione assolutamente importante durante la visita di qualunque posto, perché ripeto, come ho già detto, dall'assaggio dei vini, del cibo di un posto, si conosce sicuramente al meglio la cultura di ogni località che si va a visitare. E allora andiamo. Andiamo. Ci accompagni? Mi accompagno. Un dammuso costruito nel 1700,
di derivazione spagnola. Qua la pantelleria, ovviamente l'origine e l'influenza maggiore è quella degli arabi, però poi abbiamo avuto anche quella spagnola. E in particolar modo queste palazzine erano le palazzine dei proprietari terrieri, quindi coloro che si occupavano di conseguenza della produzione del vino. Questa è una cantina abbastanza moderna, come vedete c'ha parecchio acciaio e alcuni aspetti tecnologici che ci aiutano moltissimo a fare il vino, soprattutto il vino bianco. Quando parliamo di vini bianchi, in questo caso parliamo di un vino fatto da uva di tipo, quindi un'uva aromatica che è della famiglia dei Muscati. E questa qua è un'uva molto interessante che ci ha ispirato a fare un vino bianco. Aromatico, dove la peculiarità è proprio questo tipo di vinificazione a temperatura controllata. Significa che con un frigorifero si riesce a fare delle fermentazioni a temperature molto basse e attraverso la fermentazione molto lenta noi riusciamo a tenere vivi aromi e profumi, quindi evitare delle ossidazioni. Per quanto riguarda invece il passito di Pantelleria, anche lì lo facciamo secondo dei presupposti più tradizionali possibili, quindi significa che si adotta proprio una metodologia tradizionale, ovviamente partendo dall'uva passa. Noi siamo una zona abbastanza fortunata, infatti la stessa parola stessa lo dice, del nome della contrada, composto da due parole arabe, Buk Ram, che sarebbe padre, generoso, quindi in questo caso nei confronti della vigna. Per cui il padre della vigna. E adesso entriamo nella parte più antica della cantina. Poi è la prima volta che vedo una cosa del genere in una cantina. E infatti, queste sono delle anfore, sono diciamo dei contenitori in argilla. E ci servono per fare un vino bianco che abbiamo voluto chiamare Integer, proprio perché è un vino intanto integrale. In latino integer vuol dire integro e ne vuole spiegare un po' le caratteristiche di integrità del vino stesso con il territorio. Cosa significa? Che è un vino che viene prodotto senza l'ausilio della tecnologia, rispecchia da questo punto di vista molto di più le caratteristiche organolettiche del territorio con questi contenitori che ci permettono appunto di fare macerazione e affinamento.